Sarà lo sport con una serie di eventi podistici di pallavolo e di beach volley ad animare la prima settimana del cartellone estivo organizzato a Giarre dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Confcommercio. Ieri il Salone degli Specchi del Palazzo di Città ha ospitato la conferenza stampa di presentazione. Iniziamo proprio domenica con il settimo trofeo podistico Sant'Isidoro Agricola organizzato dalla Etna, la SD Etna di Bracci. Poi il martedì abbiamo tutti i ragazzi che giocano con le nostre società di pallavolo dell'Interland che faranno un torneo, compreso anche delle vecchie glorie che si esibiranno la sera. E poi si concluderà con l'evento internazionale il 14, 15 e 16, venerdì, sabato e domenica, una manifestazione che vede coinvolte 14 nazioni a livello mondiale, delle atlete importanti che hanno fatto anche nelle Olimpiadi, e speriamo di avere una forte partecipazione di pubblico. Nelle prossime settimane saranno svelati i prossimi eventi. Nonostante le difficoltà per le poche risorse economiche a disposizione, si è riusciti a mettere su un cartellone di tutto rispetto. Questa è una settimana dedicata allo sport. Tu hai detto una cosa molto importante. Io colgo l'occasione per ringraziare la Confcommercio nel nome del presidente Attilio Lopoi, di tutto il direttivo e di tutti gli sponsor che ci stanno aiutando non solo a fare questa settimana, anche perché da qui a non molto presenteremo anche il nostro mini cartellone estivo.